Domenico Ottaviano, secondo premio al Festival della Cucina Italiana a Rimini, un prestigioso riconoscimento indubbiamente, che intanto voglio dire merita un commento, Domenico, per il ristorante tuo e per quello che sei riuscito a fare nell'attrarre i clienti. Questa è la ragione poi fondamentale del premio, giusto? Sì, sostanzialmente è un premio alla buona comunicazione online dell'attività ristorativa, e oggi è indispensabile per essere competitivi sul mercato. Oggi non basta più aspettare che il cliente arrivi al tuo ristorante, bisogna che tu devi convincerlo prima che parta. Essendo poi il Gargano una destinazione estiva, quindi appunto di vacanzieri, molta gente, sempre più gente oggi va a vedere cosa fare, dove mangiare, dove bere, oltre che dove dormire. E quindi essere presenti su internet, sui social, quindi una montagna di contenuti a disposizione del cliente lo aiuta a scegliere positivamente per la tua o qualche altra struttura ricettiva o ristorativa. Prendere i clienti per la gola, come si diceva una volta, non basta più. Qual è il segreto che ti fa riuscire in questa impresa, insomma? Diciamo che l'immagine aiuta molto. Immagine trasmessa attraverso il web, con delle parole giuste, magari anche con dei video o degli album caricati, con l'utilizzo di hashtag, che sarebbero appunto quelli col cancelletto, che richiamano appunto determinate cose, determinati piatti, determinati eventi sul territorio, si riesce ad acchiappare per la gola da casa proprio il cliente. Quindi non c'è nulla di nuovo. Se non nel mezzo. Il mezzo ti dà una mano a convincere appunto il consumatore stesso. Quanti di questi sono poi arrivati fisicamente al tuo ristorante e quanti sono rimasti soddisfatti? Allora, la copertura mediatica del ristorante è molto alta, su più di 5.000 persone che mi piace sulla pagina, vuol dire una lettura settimanale di 60.000 utenti. Quindi diciamo che ogni settimana se carico dei contenuti, quei contenuti li hanno visti 60.000 persone. Sono molti addirittura che mi iscrivono su Facebook per prenotare ristoranti, quindi insomma si convincono da soli, senza che nessuno gli ha detto niente, che una delle tappe obbligatorie sul Gargano è il ristorante aperto da me. E il mio invito va fatto a tutti quegli imprenditori che non hanno ancora capito il modo esatto per utilizzare il web. Il web va utilizzato nel maggior modo possibile, non ha più senso andare in fiera se uno ha un'attività di ricezione, le fiere ormai sono morte, quindi deve fare in modo che il suo portale web, la presenza sui social, le iniziative, foto contest, vadano ad attrarre il numero maggiore di persone. Domenico, noi siamo qui a Rimini mentre a Pespici c'è fango che scende giù. Sì. Questa è una ferita anche, come dire, in questo riconoscimento prestigioso. Sì, infatti io ho dedicato il premio appunto agli alluminati del Gargano, a loro essere oggi attivi sul territorio per spalare fango letteralmente sulle strade e nelle strutture ricettive colpite da questa alluvione. Ed fa male perché effettivamente è una grossa ferita che la natura ci ha inferto in questo momento. Poi per chi siano le colpe non è dato chiedercelo, ma non è dato dirlo a noi stessi. Speriamo appunto che l'uomo riesca a mettere tutto a posto molto velocemente, anche attraverso il lavoro che si può fare attraverso la promozione turistica sul web stesso. Questa è la seconda grossa ferita che Pesci subisce dopo quel clamoroso incendio. Da allora, come in tanti momenti frangenti della storia difficoltosi, voi peschiciani ne siete riusciti sollevati alla grande. Anche questa volta ovviamente ce la farete. Sì, noi siamo un popolo abbastanza solidale tra di noi, quindi in questo tipo di calamità naturali siamo tutti uniti e lottiamo perché appunto tutti assieme si riesca a tornare a risplendere come prima. Diciamo sono una serie di eventi che ci colpiscono inaspettatamente, quindi la risposta che va data è data dal punto di vista istituzionale, ci vogliono infrastrutture per contro il dissesto idrogeologico, infrastrutture contro gli incendi, e questi avvenimenti non accadrebbero. Quindi insomma la risposta del popolo va affiancata a una risposta delle istituzioni che mettono a disposizione mezzi e appunto protezioni contro questo tipo di eventi, di calamità naturali. Lo hai ricordato tu, questo è un momento particolare per la vostra storia, ma tu in questo momento che cosa, anche come ovviamente ristoratore, come operatore turistico, che cosa chiedi per l'immediato alle istituzioni, per esempio? Le istituzioni devono essere presenti innanzitutto, la loro assenza
giustifica il degrado che c'è appunto, ad esempio, in un canale di bonifica. Se un canale di bonifica è in una situazione di come dire, non curato, evidentemente un'istituzione o un organo di controllo viene a mancare sul territorio. Se ci fosse controllo, se ci fosse chi appunto è addetto a quel tipo di infrastruttura, probabilmente quel canale sarebbe molto più utile durante l'alluvione. Quindi chiedo una presenza massiccia e costante alle istituzioni. Solo colpa del maltempo o, come dire, la natura si ribella agli interventi dell'uomo sprovveduti? Il maltempo è stato eccezionale, bisogna dire. Quindi diciamo, credo sicuramente che anche con delle buone infrastrutture sicuramente i danni sarebbero comunque contati. Fatto sta che il Gargano è un territorio difficile, è un territorio con molte criticità, con molte terre paludose, con molti terreni che non erano edificabili, però quello è una colpa che andiamo a pescare nel passato, quindi si è sbagliato nel passato, però oggi purtroppo ci sono le strutture. Chiudiamo in positivo. Come puoi notare, a Rimini, anche quando la stagione turistica sta per finire, si inventano di tutto per tenerla in piedi, e questa manifestazione è uno degli escamotage ovviamente a cui ricorrono. Noi non siamo così tanto bravi dalle nostre parti? No, affatto. Dovremmo imparare un pochettino di più a fare turismo, però il vero problema è che tutti singolarmente crediamo di essere così. Questo è il vero problema del Gargano stesso. Ognuno pensa che la sua struttura sia la migliore, che lavori nel migliore dei modi, quando non è così, perché nessuno fa sistema. A differenza dell'Emilia Romagna, qui si fa sistema, si lavora assieme, si vince. Si fanno delle proposte di 4 stelle a 42 euro a persona a settembre, insomma, nessuno lo troveresti. Quindi insomma, diciamo, prezzi vantaggiosi, servizi e qualità dell'offerta, tutto qui. E eventi che possono attrarre anche il visitatore. Noi purtroppo facciamo il possibile, però sono periodi un po' difficili per fare come dire, squadra. Però mettiamocela tutta, in qualche modo riusciremo sicuramente a vincere. C'è la possibilità che da una mentalità nuova di ragazzi giovani come te nasca una voglia di fare sistema e quindi, che ne so, di emulare anche un po' il Salento. Noi siamo la terra che più di altre riesce ad avere bellezze fantastiche e non riusciamo appunto a venderci. Da una nuova mentalità, da ragazzi come te, può nascere qualcosa di nuovo veramente? Una nuova mentalità, ma con una buona istruzione, quindi ci vuole una formazione molto, molto migliore di quella che i giovani di oggi hanno, se parliamo stesso. Una buona formazione vuol dire un buon turismo domani. Diciamo, sono leggermente scettico su questo punto. C'è ancora da lavorarci su, però si può lavorare, quindi è come un punto di vantaggio, no? Quindi avere una sfida davanti. Quindi noi sfidiamo il futuro, vediamo come andrà a finire.